Era rimasto solo uno scheletro di metallo, l'autobus della linea numero 4, distrutto dalle fiamme sabato scorso intorno alle 10.45 in località Carignano. A bordo, per fortuna, c'era solo il conducente, Michele Ridolfi, che con prontezza e sangue freddo era uscito dal mezzo pesante dopo averlo fermato a distanza di sicurezza da alberi e abitazioni, non appena aveva notato del fumo uscire dall'abitacolo. In poco tempo il mezzo era stato avvolto dalle fiamme. L'autobus della società AMI è rimasto esattamente lì nei giorni scorsi, in via Bevano, chiuso al traffico dalle 8 di questa mattina dai vigili urbani per consentire i lavori di smantellamento del veicolo. Al lavoro una ditta specializzata, contattata da AMI, che dopo aver rimosso la carcassa ha provveduto ad eseguire le operazioni di bonifica fino a tarda mattinata. Abbiamo gestito al meglio la situazione, ci ha detto al telefono il direttore generale Massimo Benedetti, e garantendo la sicurezza dei cittadini. La stessa ditta si occuperà anche di smaltire questi rifiuti cosiddetti speciali.